lacuna che ho già detto tante volte, però mai al citofono, quindi bisogna colmare questa lacuna. Vedere ragazze seminude o nude, belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, o seminude giocano in luci e colori in un locale con musica e gente, o nude giocano a pallavolo su una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo, è bello, non rompetemi le palle. Non rompetemi le palle con i vostri discorsi volgari, maschilisti, o sussiegosi, femministi, che in questo caso è curioso, no? Vanno a parare allo stesso dispregio. Non rompetemi le palle. Dire che queste cose fanno schifo perché anche la TV di Berlusconi le fa, è come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Belle ragazze seminude o nude che danzano nude o danzando si spogliano, è un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare. Affascinava 8.000 anni fa, finché c'è vita affascinerà. E la ragazza che lo fa, io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce contro il buio vorace che noi tutti attende con il suo sogghigno stronzo. Vedere ragazze seminude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello, non rompetemi le palle, né rompetele a loro. Guardatele piuttosto, e se siete fortunati baciatele, e anche fidanzatevici, purché dopo vi danzate, non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto astenetevici. Grande Carlo Molinaro.